Allora, ovviamente dopo un breve quadro perché il problema del cane in Italia riferiamo nel dettaglio, quindi come sono state realizzate le infrastrutture nazionali di pericolosità, cioè la cane idraulica e poi sui principali dati degli indicatori di rischio. Tutti i dati che trovate all'interno del rapporto di stato di pericolosità in Italia che è disponibile sulla pagina nostra. Quante sono le cane in Italia? Sono oltre 528.000. Possiamo vedere dalla figura in basso a sinistra che l'Italia è sicuramente uno tra i paesi europei a più elevata suscettibilità di questi fenomeni canotici. A destra invece vediamo la distribuzione delle tane sul territorio nazionale, rappresentata da un indice di canosità, e quindi la percentuale dell'area infrana sull'area totale calcolata su una maglia di lato un chilometro. E quindi vediamo che praticamente tutto il territorio alpino e appennino è interessato da fenomeni di dissesto. Ma queste sono mediamente le tane ogni anno, sono qualche migliaia di tane ogni anno e di queste 100-200 sono i cosiddetti eventi franosi principali, ovvero quelli che causano vittime, feriti, evacuati e danni ingenti, sia agli edifici che alle infrastrutture lineari di comunicazione primaria. Ad esempio nella figura di destra abbiamo la distribuzione di quelli che sono stati gli eventi principali nell'anno 2014. Dove sono archiviate le informazioni sulle tane? Sono censite all'interno dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia che è realizzato dall'ISPRA e dalle regioni province autonome. L'adozione di una metodologia standardizzata di lavoro ha consentito di ottenere dei dati omogenei e confrontabili a scala nazionale. La banca dati dell'inventario è una banca dati completa e di dettaglio in Italia, soprattutto per la scala della cartografia che è stata adottata una decina e per il numero di parametri associati. Come abbiamo visto nella slide precedente, quindi qualche migliaia di fenomeni ogni anno, sottolinea l'importanza dell'aggiornamento del dato, quindi l'inventario deve essere uno strumento dinamico in costante aggiornamento. Perché è così importante archiviare le informazioni sulle tane? Perché spesso le tane tendono a ripetersi negli stessi luoghi. Qui abbiamo un esempio emblematico, a Villa Artelice, Torino, una colata di verifica verificatosi nel maggio del 1977, che ha interessato poi la stessa zona successivamente nel maggio del 2008. Un altro esempio di importanza dell'inventario, la tana di Coroniglio, questa è la planimetria realizzata dall'Università dell'Almagra nel 1907, subito dopo l'evento del 1902. Successivamente negli anni 70 sono stati realizzati degli stabilimenti per la lavorazione del prosciutto, e nel 1994, quindi dopo quasi 100 anni in cui la tana è stata inattiva, la tana è ripresa a muoversi, provocando dei danni e stabilimenti. Abbiamo visto che cos'è un inventario, quindi per sentire le informazioni sulle tane, vediamo adesso che cos'è la pericolosità. La pericolosità quindi è la probabilità di occorrenza di un fenomeno potenzialmente distruttivo di una determinata intensità in un dato periodo di tempo in una data area. Le autorità di bacino, regione e province autonome hanno il compito istituzionale di perimetrare all'interno dei piani del sesto idrogeologico le aree a pericolosità da frana, che includono quindi, oltre alle frane che sono già verificate, anche quelle che sono zone di possibile evoluzione dei fenomeni e zone potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi. E in basso abbiamo un esempio di cartografia della pericolosità da frana realizzata dall'autorità di bacino Campania Centrale, con i colori più rossi che sono le classi a pericolosità più elevata. Come è stata realizzata l'attività di mosaicatura? Mosaicatura quindi sono state messe insieme le mappe realizzate dalle singole autorità di bacino per fornire un quadro a scala nazionale. Sono stati quindi raccolti i dati trasmessi dalle autorità di bacino, è stata fatta un'analisi sia in termini di metodologia e classificazione adottata da ciascuna autorità di bacino, sia un'analisi delle norme di attuazione dei PAI, ovvero i vincoli applicati sul territorio. Quindi è stata fatta un'attività di omogeneizzazione mediante la definizione di una classificazione omogenea in 5 classi, quindi pericolosità molto elevata P4, elevata P3, media P2, moderata P1 in area di attenzione. E quindi è stata definita una tabella di classificazione della pericolosità per ciascun piano del settore geologico. Poi è stata effettuata la mosaicatura vera e propria, quindi con la riproiezione dei file in un nuovo sistema di riferimento, controlli topologici, quindi è stata effettuata una valutazione dell'omogeneità dei file, e infine l'elaborazione dei dati su 4 livelli di aggregazione territoriale, quindi nazionale, regionale, provinciale e comunale. Abbiamo detto che alle aree a pericolosità sono applicati dei vincoli e delle regolamentazioni di uso, che sono particolarmente importanti in quanto
costituiscono la pianificazione territoriale, che vuol dire che alle aree a maggiore pericolosità da frana, quindi aree T4, che corrispondono genericamente con aree di frane attive, sono applicati vincoli più restrittivi, quindi sono consentiti esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici senza aumenti di superficie o volume e naturalmente le opere di sistemazione di movimenti. Man mano che andiamo verso classe a pericolosità più bassa, i vincoli diventano meno restrittivi, fino ad arrivare per esempio alla pericolosità delle T2, in cui gli interventi sono soggetti a uno studio di compatibilità che verifica appunto la compatibilità dell'intervento con la zona. E poi abbiamo le aree di attenzione, invece, che sono aree in cui ci sono informazioni su possibili situazioni di dispersione, ma in cui non è stata ancora associata una classe di pericolosità. Allora, un esempio emblematico sull'importanza della pianificazione territoriale. Qui abbiamo in giallo rappresentato l'urbanizzato del 1956 nel comune di Sarno. In ciano sono i punti che rappresentano i danni avvenuti nel corso dell'Ottocento e poi adesso abbiamo in verde invece l'urbanizzato del 1998, quello che è stato colpito durante l'evento del 5 e 6 maggio. Se andiamo a zoomare, possiamo vedere che sono state edificate le aree altamente pericolose, cioè aree ubicate allo sbocco dei valloni. Quindi se l'urbanizzato tra il 56 e il 98 è aumentato di circa 5 volte, l'urbanizzato interessato da frane, quindi ricadente nello scenario del 1998, è aumentato addirittura di 9 volte. L'esempio di Sarno ci riporta direttamente al discorso sul consumo di suolo. Attualmente è il 7% la percentuale di suolo direttamente impermeabilizzato e il consumo di suolo viaggia ad una media di 6-7 metri quadri al secondo. A destra abbiamo la mappa del suolo consumato che è stata realizzata dall'ISPRA nel 2015, è stato realizzato uno strato ad altissima risoluzione sul consumo di suolo nell'ambito delle attività del progetto europeo Fernicus. Ritornando alla pericolosità da frana, le autorità di bacino hanno applicato metodologie differenti per realizzare le mappe di pericolosità. Andiamo dal metodo qualitativo a matrice, in cui si attribuisce una classe di pericolosità ai poligoni di frane dell'inventario, il metodo geomorfologico con la zonizzazione dei versanti su base geomorfologica, metodi quantitativi statistici con un'analisi statistica bivariata o multivariata per determinare il peso dei fattori che contribuiscono alla stabilità, e quindi metodi di tipo misto, quindi una combinazione di più metodi, per esempio il metodo qualitativo a matrice per la classificazione delle frane dell'inventario, più un metodo statistico geomorfologico per l'individuazione di aree non ancora in possesso. Vediamo due esempi. Qui siamo in Valcanale, quindi Friuli Venezia Giulia, a sinistra le frane censite nell'inventario, a destra i poligoni di frana che sono stati classificati come aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata, quindi il rosso e il bordone. È stato applicato un metodo qualitativo a matrice, il metodo svizzero, quindi sulla base della frequenza probabile di accadimento della frana valutata in modo qualitativo e della magnitudo che dipende dalla dimensione e dalla velocità della frana. Un altro esempio invece, un metodo tipo misto applicato nel bacino dell'Arno con un livello di dettaglio a scala 10.000 in cui vengono classificate le frane dell'inventario. E un livello invece a scala 25.000 sulle restanti aree non infrante ottenuto con metodo geomorfologico. Allora, vediamo i dati in azione. Saltano le slide, sì. Ok. Allora, a sinistra vediamo quindi la mostratura delle aree a pericolosità da frana nelle 5 classi. I dati sul territorio, quindi se consideriamo complessivamente le 5 classi abbiamo il 19,3% del territorio italiano che è classificato, se consideriamo le due classi a pericolosità più elevata, quindi elevata e molto elevata, abbiamo quasi 24.000 km quadrati, il 7,9% del territorio. Allora, sicuramente le mappe di pericolosità frana sono un'eccellenza, soprattutto nel panorama europeo. Sì. Alcune considerazioni, sicuramente c'è una certa disomogeneità che è legata soprattutto alle metodologie che sono state applicate per la redazione delle mappe di pericolosità e l'importanza anche in questo caso dell'aggiornamento dello strumento. Qui abbiamo rappresentato i dati su base regionale, quindi a destra le regioni con più elevata superficie a pericolosità elevata e molto elevata, e quindi vediamo in particolare l'Emilia Romagna, la Toscana, la Campania, e a sinistra in tabella invece le regioni con più elevata percentuale rispetto al territorio regionale.
Naturalmente per analizzare questi dati a livello regionale dobbiamo considerare quello che è la ripartizione del territorio in pianura, montagna e collina. Quindi abbiamo un confronto tra in alto le varie classificazioni di come il territorio si ripartisce nelle 5 classi di pericolosità e in basso il territorio di pianura, montagna e collina. Quindi andiamo da regioni come la Val d'Aosta che ha 100% montagna collinare a regioni come il Veneto in cui abbiamo il 40% montagna collinare e 60% di pianura. Vediamo i dati sulla mosaicatura della pericolosità idraulica, quindi nei tre scenari andiamo dai 12.000 km², quindi il 4% del territorio nello scenario di pericolosità elevata, ai 24.000 km², 8,1% nella pericolosità media e ai 32.000 km², 10% nella pericolosità bassa. Con regione a più elevata superficie, la pericolosità nello scenario medio di un tratto di intorno tra 100 e 200 anni, che sono l'Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto e il Piemonte. Il quadro sinottico, quindi mettendo insieme la pericolosità da frana e idraulica, abbiamo 7.145 comuni, quindi l'88% del totale interessati da aree a pericolosità elevata o molto elevata e idraulica nello scenario medio, e in termini di superficie tali aree rappresentano il 15,8% del territorio nazionale. E abbiamo 7 regioni con ben il 100% dei comuni a rischio. Veniamo adesso agli indicatori di rischio, quindi in cui il rischio consiglia sia la pericolosità, sia gli elementi esposti, quindi elementi che possono subire dei danni, sia la vulnerabilità, ovvero il grado di potenziale perdita del bene. Sono stati individuati 30 prioritari relativi alla popolazione, alle imprese e ai beni culturali, con l'obiettivo di fornire uno strumento di supporto per individuare le priorità delle politiche di mitigazione. La metodologia adottata risponde a criteri di trasparenza e di replicabilità. E gli indicatori si basano su dati relativi agli elementi esposti che sono ufficiali e disponibili sull'intero territorio nazionale. Quindi il 15° censimento della popolazione Istat del 2011, il 9° censimento sempre Istat Industria e Servizi e la banca dati dei beni culturali IR realizzata dall'Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro. La metodologia, per esempio, per stimare la popolazione a rischio frana, l'unità territoriale per l'elaborazione è rappresentata da oltre 400.000 sezioni censuarie. Il numero di persone esposte è stato calcolato con il metodo della proporzionalità, quindi è stata moltiplicata la percentuale di area a pericolosità da frana all'interno di ciascuna sezione di censimento per la popolazione residente nella sezione. Per popolazione a rischio si intende popolazione residente esposta a rischio di danni sia in termini di morti, dispersi, feriti, ma anche evacuati, quindi persone a rischio di perdere l'abitazione. Nell'analisi la vulnerabilità è stata posta relativamente pari a 1. Qui abbiamo per esempio una mappa che rappresenta le sezioni di censimento e aree a pericolosità da frana nella zona di Ancona. I dati, per quanto riguarda la popolazione a rischio frana, abbiamo oltre 1 milione di abitanti residenti nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata, in basso a sinistra il dato su base comunale, in basso a destra il dato su base regionale, con i valori più elevati di popolazione a rischio in regione Campania, in Toscana, Liguria e Emilia Romagna. Per la popolazione a rischio alluvioni nello scenario pericolosità media abbiamo quasi 3 milioni di abitanti a rischio. E infine, altri indicatori, imprese a rischio, con quasi 80.000 unità locali di imprese a rischio frana e oltre 200.000 addetti. E d'altro canto, per quanto riguarda la parte idraulica, oltre 576.000 unità locali nello scenario pericolosità idraulica media, con oltre 2 milioni di addetti a rischio. Infine, per quanto riguarda i beni culturali, parliamo di beni culturali, quindi architettonici, monumentali e archeologici, sono oltre 34.000 quelli a rischio frane, di cui oltre 10.000 in aree ubicate in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. Per quanto riguarda l'idraulico, sono oltre 40.000 i beni culturali nello scenario pericolosità idraulica bassa o scenario di eventi estremi e 29.000 invece nello scenario di pericolosità idraulica media. Vi ringrazio per l'attenzione.